giro al Decathlon di Lanzarote. Decathlon a Lanzarote, voglio fare questo video come tutorial per i principianti, ovvero quei ragazzi, ini, ragazzi o anche magari maggiorenni che vogliono entrare nel mondo dell'apnea o della pesca subacquea. Innanzitutto io ho notato una cosa, che in giro su vari siti si trova tantissima roba comprata dove è stato speso veramente un sacco di soldi. Praticamente nuova, perché la gente magari a maggio si fa prendere dall'entusiasmo e poi viene, compra tanta roba, magari la prova un'estate, vede che non è lo sport che fa per loro e poi niente, mettono in vendita tutto. È vero che dall'altra parte Decathlon praticamente ha fatto su larga distribuzione tutta la possibilità di fare apnea, di fare subacquea in generale, di fare pesca sub. Non è una cosa bellissima, perché ha facilitato la creazione di tanta gente che deturpa il mare, però per chi vuole iniziare, farlo in modo serio e comunque magari appassionarcisi piano piano, Decathlon può essere un buon inizio. Allora, vediamo come scegliere prima di tutto e che cosa scegliere. Allora, Decathlon offre una vasta gamma di robaccia, cioè roba veramente a prezzi tiratissimi, che possono però essere un buon inizio per l'apnea. Io prendo una maschera a caso per vedere se la maschera va bene. Togli gli occhiali, si tira indietro l'elastico e si posa sulla faccia. Devono essere due le cose principali: una, questa parte deve aderire bene al viso, e per farlo basta ispirare, fa da ventosa, e se si adatta bene al viso vuol dire che va bene. E questa è una. La seconda, che è quella più importante, è la possibilità di prendere bene il naso per compensare. Sapete che man mano che si scende la pressione dell'acqua, si esercita, che si esercita sui timpani, dà fastidio, deve essere regolarizzata perché si può sfondare il timpano. Riposizioniamo. In questo caso lo prendo abbastanza bene, riesco a prendere bene il naso. È una large, secondo me ne andrebbe una leggermente più grande, almeno come me. Dunque, questa è la prima scelta che dovete fare. Seconda, ne ho preso uno a caso. Seconda scelta, nel tubo vanno tutti più o meno bene, si attacca, si posiziona in questo modo, è staccato, sì, all'elastico della maschera. E deve tornare comoda, poi si può posizionare alla sinistra, alla destra, Dio santo, alla sinistra o alla destra della maschera, a seconda poi di come uno la trova più comoda. Van bene, sono tutti più o meno uguali, ci sono più rigidi, meno rigidi, ma il tubo, la scelta del tubo è veramente poco importante. L'importante è trovarsi bene, soprattutto questa parte qui con la bocca. Come vedete ci sono tubi più flessibili e più rigidi, ma vanno bene più o meno tutti. Questo è un tubo che c'era come design 40 anni fa. C'erano anche modelli questi, li hanno fatti un pochino più bello, questo è una sorta di paraschizio, comunque sia, tanto va bene qualsiasi cosa. Andiamo a vedere ora, anzi, prima di andare a vedere le pinne, una cosa importante: per chi volesse cominciare, come tubi si parte 5-7 euro, che vanno bene, a parte quelli più costosi, e come maschere sui 9-10 euro, che comunque sono dei prezzi accessibili. Andiamo a vedere le pinne. Mares, Decathlon fa praticamente pubblicità alla Mares per le pinne da tutti i giorni. Cressy, e se non mi sbaglio, Cressy e Homer per quelle proprio da apnea profonda.
Per iniziare vanno bene qualsiasi tipo di pin, anche se vi faccio notare, cioè, queste senza uscita, che sono principalmente utilizzati per la discesa con le bombole, il perché non lo so, sono più comodi per i lacci dietro che sono regolabili, perché vengono usate principalmente mute anche molto spesse, allora deve essere adattabile al piede, è come mettere una calza, però invece di una calza di un millimetro ci sono calze da 5, 6, 7 mm. Il dico non so perché sono chiuse davanti, ma è un sistema che c'è da tanto. Io per esempio queste le trovo scomodissime, comode perché si adattano al piede, scomode perché davanti mi stringe troppo il piede. Le pinne più classiche, queste che fanno uscire le dita dei piedi davanti, sono secondo me più comode per cominciare. Sono pinne che vanno bene per una normale apnea, cioè 2 metri, 3 metri, 4 metri. Io ci scendo, io ho queste pinne qui precise e ci scendo a 10 metri di profondità. Ovviamente è una questione di abitudine, di esercizio delle gambe. Io che ho sempre nuotato tanto e corso tanto in vita mia, come sport ho le gambe molto sviluppate. Ci sono altre pinne che ora andiamo a vedere che sono molto più impegnative, magari sono più leggere, danno una spinta maggiore, però sono delle pinne che sono più professionali, anche perché dopo un'ora, due ore, tre ore di pesca stancano di più la gamba e comunque possono produrre, se uno non è abituato, dei crampi, cosa che in acqua è sempre meglio evitare. Qui come prezzi andiamo da 29 a 40, da 30 euro a 50 euro, queste io le escluderei. Andiamo a vedere le altre pinne. Queste sono le pinne di cui parlavo prima, Homer, Cressy, Subea, che deve essere una marca del posto, Beuchat. Insomma, queste sono quelle, dicevo, molto più da professionisti e da gente più allenata. Hanno una spinta molto forte, come vedete, hanno la scarpetta, come piace a me, comoda per le dita. Sono per un'apnea più impegnativa sicuramente, però dove si è più allenati. Le prime che abbiamo visto sono quelle che io consiglio per iniziare a fare apnea, dunque pin, maschere, tubo, siamo sui 50, 60, 70, massimo 70 euro, è il minimo dell'investimento per cominciare a fare apnea, ma vi sconsiglio di esagerare e prendere troppa roba che poi risulta inutile, perché questa attrezzatura di base vi deve servire per fare magari un mese, cominciare a prendere un po' di dimestichezza con l'acqua, col scendere in apnea, col provare la questione della compensazione, eccetera. Qua vediamo, magari chi volesse passare uno step successivo, delle maschere un pochino più professionali, difatti da 10 euro si passa a 37, eccetera. Hanno forme molto più particolari, si vede che il naso è molto più accentuato, è proprio per facilitare la compensazione, e sono quasi tutte divise in due lenti. Nel mio caso, per esempio, ho una maschera che poi vi mostrerò come questa, perché essendo miope, è vero che sott'acqua si vede più grande perché l'acqua fa da lente, ma in realtà la miopia esterna si riporta poi nella miopia in acqua, di conseguenza ho messo le lenti da vista, dunque queste sono comode. Ci sono maschere apposta per le lenti da vista. Per il secondo step, allora, il primo è un'attrezzatura di base, un secondo è un'attrezzatura più sofisticata, tubi, pinne, maschere, e che tipo di fucile scegliere, perché delle persone mi scrivono e mi dice: con che fucile consigli? Venite. Premesso che il mondo si sta spostando molto più rispetto agli anni passati agli arbaletti. Esistono arbaletti di tutte le misure, qua c'è poca roba, comunque ci sono arbaletti da 30 cm, da 50, da 70, da 90, da 100, da 110, da 120. Chi comincia deve fare gli stessi step delle pinne e della maschera, ovvero partire da un fucile, secondo me piccolo, un 30, un 50, questo è un 50 per esempio, che serve intanto ad abituare le braccia, perché questi elastici
dati per caricarlo. Dunque questo va puntato contro il petto, poi vi farò vedere al mare come si fa. Però bisogna cominciare a capire come funziona un fucile, quanto spara, se è pericoloso, se non è pericoloso. Ovviamente tutti i fucili sono pericolosi, perché alla fine è come avere un arco con le frecce, però anzi una balestra, che è anche peggio. E bisogna ovviamente tenerli in un determinato modo. Giustamente sono venduti con un cappuccio di protezione sulla punta, con degli elastici che, almeno per la Bechat che io conosco abbastanza bene, questi modelli di base sono elastici poco potenti, cioè l'asta esce, la freccia esce e scende subito giù. Cosa che, una volta che uno ha conosciuto e imparato a usare il fucile, inquadra qua sotto, ci sono tanti tipi di elastici che si può decidere di modificare, di cambiare. Uno magari toglie gli elastici, questi sono da 12, questi sono da 16,5, ovviamente hanno un tiro e un impegno più forte, di conseguenza dovrebbero dare maggiore spinta. Comunque sia, su internet si trovano tabelle su come tarare gli elastici. Un'altra cosa importante per chi decide di andare a pesca è pallone di segnalazione, sempre e comunque, per gli scooter d'acqua, per i motoscafi, eccetera. Vengono venduti con un filo che tra l'altro si aggroviglia, una cosa tremenda. E un altro attrezzo che ora vi faccio vedere, vieni qua giù, qua. Il coltello. Perché è importante il coltello? Il coltello serve a mille cose. Principalmente il mare è pieno di reti da pesca, è pieno di lenze, anche quando ci ritroviamo appunto col fucile, la sagola e il pallone, ci si può intrecciare nel corpo. In casi di urgenza o di necessità si tira fuori il coltello, che quelli piccoli si possono mettere sul braccio, sulla coscia, attaccati alla cintura dei piombi o addirittura sul polpaccio, e serve a liberarsi da eventuali ostacoli che possono creare problemi o possono creare l'affogamento. Certo che quando uno scende con le bombole ha più tempo, perché all'aria in apnea i tempi sono molto stretti. Ultimissima cosa, però qui la stavo cercando, non ho visto, ci sono mute di tutti i tipi. Per iniziare, per l'Italia consiglierei delle mute con maniche corte e gamba corta, giusto anche lì per cominciare ad abituare il corpo e ad avere comunque una spesa iniziale bassa, per poi avvicinarsi a una muta magari tipo due pezzi con il pantalone o addirittura una salopette e la giacca. La Decathlon offre veramente tantissimi prezzi. Io tra l'altro ho trovato il cappuccio, ma ho notato che è pieno, prima pensavo che fosse uno solo. Perché io ho una muta da 1,5 mm pagata 39 euro, e mi mancava il cappuccio. Va benissimo, una muta intera va benissimo per pescare qui a Lanzarote, dove il mare è molto più freddo essendo l'oceano. In Italia si possono utilizzare delle mute un pochino più corte e più leggere. Detto questo, poi vi farò vedere in mare la mia attrezzatura. Considerate che la mia attrezzatura complessivamente non costa, penso di non arrivare a 200 euro, ma se considerate che solo una muta può costare 500 euro, un fucile subacqueo può costare 500 euro, cioè l'attrezzatura si può partire magari da un minimo di 200 arrivare a 1.000-2.000 euro di attrezzatura. Ovvio, seguite magari la voglia di entrare in questo sport, provate partendo veramente dal basso. Considerate che io, anche se faccio pescate impegnative, uso sempre roba che ha dei costi molto limitati, e la modifico, la cambio e la miglioro secondo veramente il tempo e la necessità che ho io di andare avanti, anche se sono oramai quasi 35 anni che faccio, anzi anche 40, che faccio sia immersioni con le bombole che immersioni in apnea. Ora vi saluto, vi auguro buon mare, al prossimo video, ciao!